Namaste, benvenuti. Oggi insieme faremo una pratica dedicata alle nostre spalle per sciogliere la quantità di tensioni che possiamo accumulare durante la nostra giornata, sia se facciamo un lavoro sedentario, se siamo sempre al computer, oppure se facciamo un lavoro in piedi o ripetitivo. Soprattutto andremo a rafforzare le nostre spalle, ma scopriremo come il nostro respiro si espande, lavorando bene e in un modo accurato. Namaste. Portiamo le mani in questa posizione, un mudra, si chiama il mudra di Shiva. La mano sinistra è sotto, la mano destra è sopra ed entrambe le mani si rivolgono su questo punto energetico molto importante da dove nasce il nostro movimento, Hara Tanden, che si trova 3 cm sotto l'ombelico e 3 cm all'interno. Ci prendiamo il tempo per sintonizzarci nel corpo in questo punto. E con gentilezza lasciamo che i nostri occhi si chiudano. Il respiro fluisce con morbidezza, scivola in profondità, proprio qui dove abbiamo le nostre mani. Sentiamo le spalle che si ammorbidiscono, così come i nostri gomiti. Quando siamo pronti, lentamente possiamo schiudere le nostre palpebre e lasciare che il corpo si muova da questo spazio centrale. Le mani si aprono, la schiena si srotola. Distendiamo le braccia verso l'alto, osservando i palmi che si incontrano sopra la nostra testa e tutto scende. Tutto ritorna verso questo punto, il centro del corpo, da qui fiori di loto, mignoli e pollici in contatto tra di loro. Distendiamo bene le nostre braccia, ruotando i polsi all'interno. Arrotondiamo la nostra schiena e con gentilezza srotoliamo ogni singola vertebra. Ci allunghiamo in avanti in questo gesto di raccogliere. Iniziamo a percepire delle spirali che si formano nelle nostre braccia. Ruotiamo i polsi all'interno, distendiamo le braccia all'esterno. Ripetiamo ancora una volta questa piccola sequenza. Srotolo. Le braccia si distendono, allungo, i palmi si incontrano e tutto scende. Respiro, fiori di loto. Ruoto i miei polsi all'interno. Tutto il corpo segue questo movimento che diventa fluido come un'onda. Scendo verso il basso, raccolgo, ruoto i miei polsi e mi lascio trasportare, espandere all'esterno. Premere con la mia forza con le mani all'esterno. Da qui richiamo, porto le mani all'attaccatura delle mie cosce. Le mani premono, i gomiti morbidi si accompagnano al corpo e iniziamo a scuoterci. È uno scuotimento misto a vibrazione. Andiamo a ricercare non solo lo scuotimento esterno, ma anche e soprattutto quello interno. Torniamo in contatto con la nostra liquidità, con i liquidi del corpo, con i tessuti, con i muscoli, con i nostri organi e con il nostro respiro che ci scorre dentro e profondamente. Benissimo. Tornando, lasciamo che questo movimento si fermi da sé, restando in contatto con questa vibrazione. Le mani avvolgono le ginocchia, arrotondiamo bene la nostra schiena indietro e verso l'alto. Assorbiamo con gentilezza l'ombelico all'interno e il mento morbido alla gola. E da qui iniziamo a premere con le mani sulle ginocchia, aprendo i gomiti all'esterno, distendiamo il nostro busto in avanti. Ci sospendiamo per poi richiamarci indietro e verso l'alto, quasi come se il corpo viene risucchiato. Ancora una volta scivolo in avanti, mi distendo e mi allungo, le mani che premono mi aiutano. Ancora srotolo, arrotondo bene. Da qui iniziamo a disegnare dei vortici in senso antiorario. Da destra scivolo verso sinistra, scorro, richiamo l'ombelico all'interno, mi lascio sollevare, espandere verso l'alto e poi scivolo e mi lascio andare verso il basso. Richiamo.
Ascolto l'effetto che questo vortice ha sul mio sistema. Benissimo, torno al centro. La mano sinistra si porta indietro dal basso. Questo gesto come a raccogliere dalla terra, sollevare verso il cielo. La mano destra si distende e sentirò le mani che premono in opposte direzioni. Il mio petto si apre, lo sguardo al cielo. Resto, apprezzo questa espansione e tornando richiamo il gomito davanti al mio viso. Ruoto il mio polso all'interno, distendo il braccio in avanti. Porto attenzione e energia fino ai polpastrelli della mia mano. Allungo, resto e poi dal centro del corpo richiamo il mio gomito. La mano da dietro diventa un gancio, afferro, tiro a me. Se lo desidero, distendo il braccio all'esterno, il palmo della mano è rivolto verso l'alto e se lo desidero posso continuare ad approfondire ruotando lo sguardo in senso opposto. Sono sempre in contatto col mio respiro. Le gambe sul tappetino sono morbide ma radicate. Lentamente scivoliamo in avanti, i gomiti restano sovrapposti. Gli avambracci si incontrano e si intrecciano. Sollevo i gomiti verso l'alto e lo sguardo anche al cielo. Le scapole si aprono e sentirò uno spazio al centro delle scapole manifestarsi. Strizzo benissimo le mie braccia. Se lo desidero scivolo in avanti, richiamo, arrotondo la mia schiena e sollevo ancora una volta, distendo, per poi lasciare andare. Sciolgo e questo gesto morbido ampio delle mie braccia nell'aria, posso sentire quest'aria densa che attraversa le mie braccia. Mi prendo il tempo, riporto le mani sulle mie ginocchia, scivolo, il mio coccige in avanti e la schiena è rotonda e vortici dall'altro lato. Da sinistra andiamo verso destra. Ora facciamo attenzione, richiamo il coccige all'interno, l'ombelico all'interno, srotolo la colonna verso l'alto, quasi a portarmi sulla cresta di un'onda e poi espiro, mi lascio frangere, svuotare. E di nuovo richiamo, arrotondo, assorbo l'ombelico, srotolo la mia colonna, mi porto sulla cresta dell'onda e poi espirando mi lascio scivolare e tornare. Richiamo il mio corpo al centro. La mano destra ora si porta indietro in linea con il mio sacro. I polpastrelli si appoggiano appena sul tappetino e il braccio sinistro da sotto. Questo gesto di scavare dalla terra e di stendere il braccio, portare verso l'alto, lo sguardo al cielo, lo sterno si apre. Sento la bellezza di espandermi, di aprire le spalle, di restare, di respirare e dall'alto richiamo il gomito davanti al mio viso, ruoto il mio polso all'interno, distendiamo il braccio. Il braccio è allineato alla nostra spalla, portiamo attenzione fino ai polpastrelli. Dal centro richiamiamo a noi e il braccio da dietro diventa un gancio. Distendo. Se lo desidero, ruoto lo sguardo in direzione opposta e apprezzo l'apertura della mia scapola. Ci porto l'attenzione, ci porto il respiro. Sento la pelle che si apre, che si espande. Lentamente porto i gomiti davanti a me. Avvolgo gli avambracci, Hardha Garudasana. Sollevo i miei gomiti e la colonna si distende così come lo sguardo. Un tuffo in avanti, richiamo, mi srotolo. Resto, strizzo bene le mie braccia, quasi ad avere la sensazione di rimanere senza fiato. Sciolgo, apro e espando il mio gesto. Lascio le mani planare nell'aria con morbidezza, richiamo le mani sulle ginocchia, arrotondo indietro e di nuovo mi tuffo in avanti, le mani premono sulle ginocchia, mi allungo e tornando, le mani verso il centro, i gomiti si incontrano, srotolo, distendo, mi allungo, tornando, ruoto i miei polsi all'interno, apro i miei gomiti e da qui, morbidamente le mani si incontrano dietro la schiena. Se lo desidero, i gomiti si distendono. Ancora questa meravigliosa sensazione di aprire il petto. Il collo è morbido, il mento cade verso la gola. Respiriamo profondamente. Strizziamo le scapole, le mani, se lo desideriamo, se è possibile,
premono con gentilezza verso il basso e sentiamo questo spazio che si crea tra le orecchie, il collo e le spalle stesse. Sciolgo e con morbidezza espando. Distendo le braccia, creiamo una diagonale dalle spalle fino ai nostri polpastrelli che sfiorano il tappetino. Ci prendiamo il tempo per sentirci. Solleviamo, interruotiamo le spalle all'interno e poi premiamo le mani indietro e leggermente verso l'alto, come se stiamo sollevando dei pesi. Il busto scivola leggermente in avanti, il collo è sempre morbido, in posizione neutra. Tornando, extra ruoto, distendo le braccia, le allineo. Possiamo ripetere ancora una volta, sollevo appena, intraruoto, distendo, allungo. Sempre questa sensazione di sollevare un piccolo peso sulle mie mani. Tornando, extra ruoto, distendo e sentirò le spalle entrare in una nuova postura, in una nuova posizione. Lascio adagiare la mano sinistra a terra, dal basso, sollevo e srotolo il braccio destro. La mano di terra spinge verso l'esterno, il corpo diventa un arco. Lo sguardo al cielo se lo desidero oppure anche davanti a me. Apprezzo questa parte laterale che si allunga. Tornando, richiamo, assorbo la mia pancia all'interno, ruoto il polso, distendo la mano in avanti, creo una diagonale. Se lo desidero, la mano sinistra scivola indietro così come il mio sguardo e mi lascio inchinare al ginocchio. La colonna si dirige verso il ginocchio e così si muove in una linea obliqua. La parte laterale del corpo continua ad allungarsi, a distendersi e così portiamo attenzione al nostro respiro. Lentamente torno, srotolo, richiamo il mio corpo al centro, sento la differenza tra una parte e l'altra del corpo. Posso sentire questa differenza fino ai muscoli del mio viso. Benissimo, dal centro apro e espando, ricreo queste linee oblique. Se lo desideriamo possiamo ripetere, solleviamo appena, intraruotiamo all'interno, premiamo con le mani, con i polpastrelli, verso il basso e verso l'alto. Opposte direzioni, indietro e verso l'alto. E poi sollevo, distendo, apro. Ora la mano destra che scivola a terra, che si aggancia al tappetino, preme verso l'esterno e il braccio sinistro dal basso si apre, si srotola al cielo. Distendo, premo con la mano, apro ed espando tutta la parte laterale del mio corpo. Respiro profondamente, posso anche chiudere gli occhi per un istante se lo desidero, rilassare lo sguardo e i muscoli intorno agli occhi. E tornando richiamo, ruoto il mio polso, distendo il braccio in avanti, creo una diagonale. La mano dietro si allunga così come lo sguardo e la colonna che si muove in obliquo in direzione del ginocchio. Apprezzo questo incrocio di tessuti, di muscoli. Richiamo l'ombelico all'interno con dolcezza, stimoliamo anche i nostri organi. E srotolando torno, vertebra dopo vertebra, torniamo al centro e ci prendiamo il tempo ancora per respirare, per sentirci. Richiamiamo le nostre ginocchia, portiamo le mani davanti alle nostre tibie, le gambe sono unite, intreccio, inspiro, distendo, allontaniamo sempre le orecchie dalle nostre spalle. Avvicino bene la pancia alle mie cosce e poi spingo leggermente in avanti con i miei piedi, arrotondo la schiena indietro e poi verso l'alto. E ancora in avanti, ripetiamo, sollevo, distendo, mi allungo e poi mi lascio tornare, quasi come un effetto risucchio, indietro e verso l'alto. Lentamente lasciamo aprire di nuovo le nostre ginocchia. Tornando nella nostra comoda posa, richiamo la mano destra dall'interno, apro e lentamente distendo indietro e verso l'alto, spingo via il braccio. È quasi un movimento verso l'infinito, lo sguardo segue la mano se lo desidero,
tornando, porto il braccio dietro la mia nuca. Posso anche sistemare con la mano sinistra il gomito dietro la testa, la mano corre lungo la colonna. Ripetiamo lo stesso con la mano sinistra, dal basso tutto il corpo partecipa. Distendo, ora mi fermo qui, scivolo lateralmente con il mio busto, sollevo la mano, ruoto il mio polso all'interno, apro, porto la mia mano dietro. Le mani si possono incontrare e agganciare. La mezza posa di Gomukhasana. Sentirò i gomiti che premono in diverse direzioni, in opposte direzioni, uno verso l'alto, uno verso il basso. È un intenso allungamento delle nostre spalle. Richiamo i miei vortici, dal coccige fino alla testa, se è possibile, ricercando la sinuosità, la fluidità del corpo. Se lo desidero, possiamo approfondire la nostra torsione creando un piccolo twist a sinistra. Respiro, allungo, mi espando ancora di più. Resto il tempo che lo desidero. Per poi sciogliere. Lascio andare, piano e con gentilezza. Le mani si portano sulle ginocchia e ruoto le mie spalle indietro. Respirando, sentendo la circolazione, l'ossigeno che si muove nelle braccia. Sento il respiro. Espanso, morbido, ampio. Ripetiamo lo stesso gesto dall'altro lato. Ora la mano sinistra che si apre davanti a noi e che si solleva indietro e verso l'alto. Distendo, le mani premono in opposte direzioni, sollevo e porto il braccio dietro la mia nuca. La mano corre lungo la colonna. E ora la mano destra dal centro. Tutto il corpo si muove. Il gomito si sposta all'esterno, ruoto il mio polso, apro il gomito all'esterno e porto la mano dietro. E se le mani si incontrano va benissimo, se non si incontrano va bene lo stesso. Se abbiamo difficoltà ad agganciare le nostre mani, possiamo creare una variante un po' più semplice. Portiamo la mano davanti e i gomiti premono sempre in opposte direzioni. Benissimo, vortici, dall'altro lato, dal basso verso l'alto, fino a fermarci in un twist a destra. Strizziamo la nostra colonna, sentiamo anche la cassa toracica che si strizza. Respiriamo, possiamo chiudere i nostri occhi, rilassare la nostra mandibola. Se lo desideriamo, abbiamo bisogno di più respiro, possiamo anche prendere aria attraverso la nostra bocca aperta e poi tornare, sciogliere le nostre mani e così lasciare che le mani planino sulle nostre ginocchia. Respiriamo profondamente, richiamiamo le nostre mani in avanti, solleviamo, riportiamo a noi. I gomiti si accompagnano al corpo e spingono indietro. Si stringono bene al corpo, come ad avere un elastico che tira i gomiti indietro. Ruotiamo il polso destro dal centro del corpo, solleviamo il braccio morbido come un pennello nell'aria. Lo lasciamo ricadere al centro e poi spostiamo questo pennello nell'aria. Sciolgo. Il gesto è morbido così come è morbido il mio respiro. Richiamo al centro, stringo bene il mio gomito, torna il polso in posizione e mentre il gomito destro torna, ruotiamo il polso destro e sinistro, solleviamo il braccio sinistro. Scendiamo, richiamo da un lato e accompagno il mio braccio morbido nell'aria. Sento quest'aria densa come acqua. Torno, tiro i gomiti indietro, stringo bene, ora con entrambi i polsi li ruoto all'interno, lentamente inizio a sollevare, scendo, richiamo al centro, inspiro, mi espando ed espiro, ritorno, ruoto i miei polsi,
Porto le mie mani a terra davanti a me, sul tappetino oppure sul pavimento, agganciamo i nostri polpastrelli, tiriamo il tappetino aprendo bene le nostre spalle. Lo sguardo è all'orizzonte. Lentamente, un gesto opposto, portiamo le mani a terra, spingiamo in avanti arrotondando bene la schiena indietro e verso l'alto. Torno, tiro a me, allungo. Ora da qui scivoliamo con i gomiti verso il basso, iniziamo a sollevare il nostro bacino e ci trasportiamo in quadrupedia. Oppure troviamo il nostro modo per arrivare in quadrupedia. Le mani sono sotto le nostre spalle, le ginocchia allineate alle nostre anche. Lentamente premiamo con le mani, con i piedi e con le ginocchia per ricreare lunghezza nella schiena. Scivoliamo, ci sediamo sui nostri talloni, arrotondiamo, richiamando coccige, ombelico, il petto e da qui ci fermiamo, restando con il collo morbido, il mento alla nostra gola, arrotondiamo la nostra schiena, creando, aprendo lo spazio tra le scapole e srotolo lo sguardo all'orizzonte. Ancora una volta, scivoliamo indietro, ci sediamo, arrotondiamo la nostra schiena. Srotolo, lo sguardo si apre davanti a noi. Ora da qui scendiamo verso il basso, un piccolo inchino, quasi a portare il petto a terra. I gomiti sono stretti al corpo, non perdo il contatto con i miei piedi. Distendo le mie braccia. Scivolo indietro, ripetiamo ancora una volta. Ci sediamo sui talloni, un'onda, un po' in break, arrotondiamo la nostra schiena, srotoliamo lo sguardo all'orizzonte. Un piccolo inchino, un piccolo chaturanga, gomiti stretti al corpo, distendo, torno. Questa volta, andando indietro, solleviamo le ginocchia, portiamo le cosce allineate alle nostre... alla nostra pancia. Un piccolo cane che guarda in giù, baby dog. I talloni sono sollevati, le mani premono in avanti, i piedi indietro. Possiamo restare così e se lo desideriamo possiamo distendere anche le nostre gambe. Un cane che guarda in giù ma con i talloni sospesi, sollevati. Il collo è morbido ed è in posizione neutra. Lo sguardo è a noi, al centro, all'interno del nostro corpo. Respiriamo. E poi pieghiamo le ginocchia ancora, piccolo cane. Giochiamo con il corpo, distendiamo le gambe e pieghiamo, piccolo cane. Prestiamo sempre attenzione alle nostre spalle, al nostro respiro e anche ai nostri piedi. Scivolando, trasportiamo le ginocchia a terra. E da qui ripetiamo, indietro verso l'alto, distendo le gambe. Se lo desidero, porto i talloni a terra questa volta. Adho Mukha Svanasana, un cane che guarda in giù. Respiro profondamente. Sollevando i talloni, iniziamo a disegnare un'onda lunga. Entriamo nella posa della panca. Le spalle sono sopra i nostri polsi, lo sguardo all'orizzonte. Le mani e i piedi premono in opposte direzioni. Da qui un piccolo chaturanga, scendo verso il basso e torno. Ora arrotondiamo appena la schiena, facciamo un twist con i nostri piedi a destra. I piedi possono essere uno davanti all'altro per iniziare e lentamente solleviamo il braccio destro verso l'alto. Premiamo con gentilezza il bacino verso l'alto, siamo nella panca laterale. Resto. Respiro e tornando arrotondo la schiena, richiamo il polso e porto la mia mano a terra e resto sempre nella panca. Se lo desidero, chaturanga, scendo, resto in sospensione, distendo. Ora andiamo dall'altro lato, facciamo un twist a sinistra e solleviamo il braccio sinistro verso l'alto. Premiamo anche il bacino verso l'alto, la mano di terra spinge. Apro bene il mio petto, respiro profondamente e torno molto lentamente, con gentilezza. Ruoto il polso all'interno, porto la mano. Panca. Chaturanga, scendo. Ora ginocchia a terra, petto a terra. Solleviamo i nostri piedi e ci prendiamo il tempo per...
Astanga Namaskar, Urva Mukha Svanasana, un cane che guarda in su, creiamo una grande onda con il nostro corpo e ci ritroviamo nella nostra posa. Le spalle sono aperte, la schiena allungata, respiriamo profondamente. Puntiamo i nostri piedi dai talloni, solleviamo appena le ginocchia, ci sentiamo risucchiati indietro verso l'alto, mento alla gola, riempiamo la nostra schiena e da qui torniamo nel cane che guarda in giù. Respiriamo. Solleviamo i talloni, pieghiamo le ginocchia, spostiamo il peso a sinistra. Il ginocchio destro è sotto la pancia. Non solo il ginocchio destro, ma anche il coccige si rivolge verso l'alto. Presto sempre attenzione alle spalle, ai miei piedi e poi scendo, torno. Il corpo è morbido, sposto peso a destra, richiamo il ginocchio sinistro sotto la pancia, il coccige si rivolge verso l'alto. E con gentilezza torno, distendo le gambe, rientro nel mio cane a testa in giù, portando i talloni a terra. Il collo è morbido, le orecchie allineate alle nostre spalle. Sollevo i talloni, piego le ginocchia, porto le ginocchia a terra. Ci sediamo sui nostri talloni, solleviamo questa volta i palmi delle nostre mani e i polpastrelli spingono in avanti, allunghiamo bene la nostra schiena. Attiviamo anche l'interno delle nostre gambe. Il collo è morbido e rilassato. Ora da qui non solo premiamo in avanti ma anche verso l'esterno. Sentiremo l'apertura delle spalle all'esterno e fa una grande differenza nella percezione delle nostre spalle, anche del nostro respiro. Lentamente, torno, portiamo le mani vicino alle nostre ginocchia, ci sediamo sui talloni e dal centro iniziamo a srotolare ogni singola vertebra. Apro, sento lo sterno sollevarsi verso l'alto e poi le mie braccia si allungano. Benissimo. Tornando, richiamo. I gomiti si incontrano. Ruoto i miei polsi all'interno. Scivoliamo con i gomiti a terra. I gomiti sono sotto le nostre spalle. Sono ben allineati. Per essere certi di avere la posa esatta, dobbiamo abbracciare totalmente con le nostre mani i nostri gomiti, non soltanto con le dita, ma proprio con il palmo. Quindi stringiamo bene i nostri gomiti. Dopodiché solleviamo le mani, portiamo le mani verso di noi, ruotiamo all'interno e adagiamo gli avambracci e le mani al tappetino. Le ginocchia sono allineate, i piedi anche sono attivi. Premiamo con i gomiti in avanti e sentiremo la schiena arrotondarsi verso l'alto. Si apre uno spazio tra le nostre scapole, il collo in posizione neutra, lo sguardo al tappetino, assorbiamo la pancia all'interno. Respiriamo. Con gentilezza possiamo ripetere. Lo sguardo si apre all'orizzonte adesso. E poi spingo con i miei gomiti, arrotondo la schiena e rilasso il mio collo. Ora, scivolando indietro, i gomiti premono in avanti appena solleviamo le ginocchia, come per il piccolo cane. Restiamo. Sentiremo immediatamente un'attivazione più intensa e profonda delle nostre spalle. Portiamo attenzione al nostro collo, che è morbido ed è in posizione neutra, non c'è tensione. E se lo desidero, distendo una gamba e poi l'altra. Come per il cane a testa in giù. Richiamiamo con gentilezza l'ombelico al suo interno e siamo una Shishulasana, la posa del delfino. Resto, respiro e poi sollevo i talloni e richiamo le ginocchia a terra. Distendo i gomiti, allungo appena le mie braccia, respiro per poi tornare. Benissimo, ora sollevo di nuovo, porto in posizione, ruoto le mani all'interno, avambracci, polpastrelli agganciati al tappetino, premiamo i nostri piedi, spingiamo i gomiti in avanti, solleviamo le ginocchia, distendiamo le gambe, portiamo i talloni a terra,
Respiriamo profondamente, sentendo la differenza quando ripetiamo i nostri gesti. Torno, sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra. Ora da qui distendiamo la gamba destra, puntiamo il nostro piede, distendiamo la gamba sinistra, una variante della panca sui nostri gomiti. Restiamo. Possiamo anche scuotere il corpo. Benissimo, restiamo, scuotiamo, attiviamo il nostro addome. Possiamo anche sorridere. Sì, genera molta tensione e sperimentiamo tantissima forza. Restiamo. Ora, sollevando appena il bacino, arrotondiamo la schiena, facciamo un twist con i nostri piedi a destra e lentamente solleviamo il braccio destro verso l'alto. Apriamo, espandiamo il nostro corpo, se lo desideriamo, lo sguardo al cielo. Una posa potentissima. Tornando, arrotondo, richiamo il polso all'interno, porto il gomito sotto la spalla e siamo di nuovo nella posa della panca. Dall'altro lato, arrotondo, un twist dei piedi a sinistra, distendo il braccio sinistro verso l'alto. Il gomito spinge leggermente in avanti. Spingo leggermente verso l'alto il mio bacino, resto, respiro e piano piano torno, arrotondo la schiena, richiamo il gomito a terra sotto la spalla, porto la mano a terra. Benissimo, resto, respiro. Ora allargo leggermente le mie gambe, intreccio le mie mani, faccio correre mignoli sul tappetino. Sentirò i gomiti che spingono in avanti. Benissimo, resto, respiro e da qui sollevo la gamba destra. Super yogi, lentamente premo con i gomiti in avanti, se lo desidero lo distendo anche la gamba destra verso l'alto. Respiro profondamente, mi allungo e piano dal centro verso la periferia mi lascio tornare. Porto il piede a terra. Dall'altro lato sollevo la gamba sinistra, posso restare così oppure inizio a premere con i gomiti in avanti, distendo la mia gamba verso l'alto. Rilasso il collo, respiro e torno, governando sempre il mio gesto, senza mai avere fretta. Benissimo, porto le ginocchia a terra, finalmente distendo le mie braccia, respiro e richiamo un'onda nella schiena, le mani sotto le mie spalle. Ora, per sciogliere tutta questa energia che abbiamo generato, creiamo dei movimenti circolari nel nostro corpo. Rilassiamo il collo e possiamo andare da un lato all'altro. Ci fermiamo al centro, distendiamo il braccio sinistro verso l'alto, espandiamo il nostro pettorale, lentamente torno, porto il dorso della mano a terra, il gomito e anche la mia spalla. La mano destra davanti al viso, lo sguardo al cielo. Resto, posso restare così oppure posso distendere il braccio destro verso l'alto. Sento le mani che premono in opposte direzioni. Posso avvolgere il braccio dietro la mia schiena alla ricerca dell'apice della coscia opposta. Posso anche sciogliere il braccio, allungare il braccio in avanti e i polpastrelli spingono in avanti e sentirò opposte direzioni. Sentirò un incrocio di tessuti e di muscoli nella mia schiena. È il piacere di muovere il corpo. E poi torno, la mano destra davanti al viso e lentamente mi lascio tornare in quadrupedia. Respiro, scivolo indietro, creo ancora un'onda morbida. E così ripeto questo movimento morbido da un lato all'altro. Sciogliamo le nostre spalle. E ripetiamo. Distendiamo il braccio destro, adesso aprendo bene il nostro pettorale, tornando, arrotondo la schiena e porto il dorso della mano a terra, il gomito alla spalla. Posso tenere la mano sinistra davanti al mio viso e sentire che il braccio che sta sotto spinge in tutta la sua lunghezza. Distendo il braccio sinistro verso l'alto e le mani premono in opposte direzioni.
Posso anche avvolgere il braccio dietro la mia schiena alla ricerca dell'apice della coscia opposta. Resto. Se sento troppo peso nella testa, sposto il baricentro indietro. Non devo mai sovraccaricare il collo. Posso sciogliere il braccio, allungare la mano in avanti, i polpastrelli spingono in avanti. E ancora queste opposte direzioni. Il braccio a terra e una mano in avanti. E questo incrocio nella schiena di fasce di muscoli. Con dolcezza richiamo l'ombelico all'interno. Tornando, porto la mano sinistra davanti al viso e con gentilezza richiamo. Torno in quadrupedia, scivolo. Srotolo la mia schiena, incrocio le mie caviglie. Ci sediamo. Ritroviamo la nostra comoda posa. Portiamo le mani nel mudra di Shiva. Possiamo chiudere i nostri occhi. Sentire la differenza, sentire lo spazio, il respiro, la qualità della nostra, del nostro corpo, come è cambiato. E da qui, se mi fa piacere, se ti fa piacere, le mani unite davanti al nostro cuore e ci inchiniamo alla nostra pratica. Namaste. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie.